sono a Pineto, in provincia di Teramo, a Scerne di Pineto, dove c'è una spiaggia molto bella. Purtroppo mi trovo qui per fare una videodenuncia e poi anche un esposto alla Carabinieri Forestale e alla Carabinieria di Porto, perché è un'area molto importante sia per il Fratino, l'anno scorso ci sono stati 5 nidi in questo tratto, e anche per la vegetazione delle spiagge, molto rara, studiata dall'Università di Camerino. Che è successo? Ci sono passati con il trattore, guardate, con i mezzi, non so se è un trattore, cingolati, insomma, guardate le strisce. Qui aveva nidificato l'anno scorso il Fratino due volte con due nidi, proprio in questo punto. Ora il Fratino nidifica a terra, se ci si passa con i mezzi meccanici, certo non si può pretendere che la nidificazione vada a buon fine. Poi per la vegetazione, guardate qui la vegetazione che è successo, guardate qui, eccola qua, guardate. Ovviamente se ci si passa con i cingolati, con i trattori, questo è l'eringio marittimo, una pianta molto rara, in Abruzzo localizzata lungo le spiagge, ecco che fine fa in Abruzzo la biodiversità. È tutelata da una legge dal 1979, il piano del demanio marittimo vieta l'utilizzo di mezzi meccanici sulle spiagge dove ci sono specie importanti di flora e di fauna. Ma in Abruzzo evidentemente è troppo difficile pretendere di passare dalle chiacchiere ai fatti.